Stamattina si è dato parere favorevole anche come Movimento 5 Stelle, insieme alle altre forze politiche, al decreto ministeriale che il governo ha predisposto rispondendo alle indicazioni che già venivano dalla cosiddetta legge Salva Italia, in cui si era stabilito che per almeno 10.350 cosiddette isolate si desse la possibilità del riconoscimento del diritto di poter andare in pensione pur avendo maturati i requisiti e che per la legge Fornero non potevano rientrare nei limiti temporali. Nella parte della discussione si è criticato naturalmente l'impianto della legge Fornero, come abbiamo sempre fatto in campagna elettorale. In questa fase non potevamo non dare un parere favorevole affinché almeno questi potessero essere salvaguardati e gli fosse riconosciuto il diritto di andare in pensione. Il governo non ha numeri certi sul nulla, non lo aveva nel momento di poter capire quanti debiti dovevano essere coperti con il famoso decreto dei 40 miliardi, non li ha con questi esodati. Abbiamo detto al governo, dandogli il parere, che lo davamo a una condizione, che nel momento di raccogliere queste domande non si limitasse, così come era stabilito nel suo schema principale, al raggiungimento dei 10.350, ma desse la possibilità all'INPS di raccogliere le domande di tutti quelli che non sono rientrati nella cosiddetta legge Fornero. Noi abbiamo necessità di sapere quanti sono effettivamente coloro che a cui gli si deve riconoscere il diritto di poter andare in pensione.